Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta rose del deserto. Questa meraviglia è una torta bellissima perché richiama appunto le rose. In essa c'è la cannella e lo zucchero di canna che la vanno a completare e le danno un gusto magnifico. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 100 g di burro morbido, 500 g di farina manitoba, 130 g di zucchero semolato, 230 ml di latte fresco tiepido, 3 g di cannella, 4 tuorli e 7 g di lievito secco. Per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente e ci versiamo la farina, lo zucchero, i tuorli, il lievito, la cannella. Dopodiché aggiungiamo il latte poco alla volta e iniziamo a mescolare per bene, aiutandoci con le nostre mani. Raggiunta questa consistenza, trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro, togliamo tutti i residui di farina, impastiamo e iniziamo ad aggiungere il nostro burro poco alla volta, sempre impastando. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Quando avremo finito di aggiungere tutto il nostro burro, continueremo ad impastare il nostro impasto finché non diventerà bello liscio ed omogeneo. Dopo 5 minuti di lavorazione prendiamo il nostro impasto, creiamo una specie di pallina. Poi prendiamo una ciotola bella capiente che abbiamo già unto d'olio, ci mettiamo sopra il nostro impasto, cerchiamo di ungerlo. Prendiamo della pellicola alimentare trasparente, ce la mettiamo sopra, copriamo la ciotola e lasciamo tutto a lievitare a forno spento solamente con la luce accesa per 2 ore o fino al raddoppio. Dopo 2 ore di lievitazione possiamo togliere la pellicola alimentare trasparente alla nostra ciotola e togliere anche il nostro impasto. Aiutandoci con le nostre mani lo stendiamo un pochino, formiamo una specie di rettangolo, proprio in questo modo, e riapplichiamo 4 pieghe. 1, 2, 3 e l'ultima, la quarta. Creiamo una palla, poi prendiamo la nostra ciotola, ci rimettiamo dentro il nostro impasto, lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo in frigo tutta la notte. Noi ci rivedremo domani. Ora vediamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per la crema della nostra torta, ossia 130 g di zucchero di canna integrale biologico muscovado, 130 g di burro morbido, 7 g di cannella, 50 g di scaglie di mandorle tostate, 10 g di cacao amaro e un pizzico di sale. Per prima cosa prendiamo una ciotolina bella capiente e ci versiamo dentro tutti i nostri ingredienti, a parte le scaglie di mandorle, anche il pizzico di sale. Poi mescoliamo il tutto per bene, aiutandoci con un cucchiaio. Così com'è, lasciamo il nostro composto da parte fino al momento del bisogno. Dopo una notte di riposo in frigo, prendiamo il nostro impasto, spolverizziamo il nostro banco di lavoro di farina. Ok, prendiamo il nostro impasto, ce lo mettiamo sopra. Poi ci mettiamo un po' di farina sopra, proprio in questo modo. Prendiamo un mattarello e creiamo un rettangolo di 60 x 40 cm. Raggiunta la misura desiderata, prendiamo la nostra crema e la spalmiamo lungo tutta la superficie, aiutandoci con una palettina. Dopo aver steso tutta la nostra crema, possiamo aggiungere anche le scaglie di mandorle. A questo punto iniziamo ad arrotolare il nostro impasto il più stretto possibile e in lungo. Poi tagliamo il nostro impasto a metà, lo mettiamo su una teglia con carta da forno,
Lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo in freezer per 20-30 minuti. Passati 20 minuti tagliamo il nostro impasto in pezzetti da 5 cm. Poi prendiamo una teglia di 22 cm di diametro che abbiamo già imburrato e ci abbiamo messo sopra della carta da forno e ora andiamo a mettere 7 delle nostre formine. La cucitura deve stare verso l'interno e devono essere ben distanziati. Ora schiacciamo le nostre forme e le lasciamo a lievitare in forno spento con la luce accesa per un'ora e mezza. Per i restanti adoperiamo una teglia da plum cake, ma voi potete tranquillamente utilizzare una teglia di 28 cm di diametro e vi staranno tutti. La mettiamo sempre a lievitare a forno spento solamente con la luce accesa per un'ora e mezza. E dopo un'ora e mezza di lievitazione possiamo spennellare i nostri rotolini con dell'albume d'uovo e cuociamo tutto a forno ventilato 160 gradi per 30-35 minuti, ossia fino alla doratura. Dopo 35 minuti di cottura ecco come si presenta la nostra torta. Ora la lasciamo 10 minuti a raffreddare dentro la sua teglia e noi ci vediamo dopo. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta. È veramente buonissimo, è soffice, si sente perfettamente la cannella e il cacao che gli danno un gusto veramente spettacolare. Poi ci sono queste scaglie di mandorle che vanno a completare il tutto con la loro croccantezza. Si sente perfettamente che è ben lievitato. È buonissimo, insomma ragazzi, veramente stupendo, assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!